Per i ragazzi fortunatamente è soltanto un gioco, ma serve a capire davvero quali sono i problemi quotidiani che incontra una persona diversamente abile. Alla scuola di Villa Verrocchio a Montesilvano si è andati a scuola di disabilità, toccando con mano, è proprio il caso di dire, quanto le barriere architettoniche e l'inciviltà delle persone possano ostacolare i gesti quotidiani dei disabili. Era necessario più che mai sensibilizzare le nuove leve, quelle che saranno gli amministratori del futuro, quelli che non dovranno più commettere gli errori che hanno commesso gli amministratori del passato. E dunque abbiamo con Claudio Ferrante, che è il propositore effettivamente insieme alla dottoressa Alessia Marzoli, sono entrambi disability manager, pensato di dare inizio ad un percorso formativo e di sensibilizzazione di questi ragazzi che oggi più che mai hanno scoperto quanto può incidere nella vita di una persona con problemi di disabilità anche un semplice gradino di un centimetro. E abbiamo fatto capire ai ragazzi che la disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole e quindi basta un semplice gradino di un centimetro a bloccare una persona, a paralizzarla e quindi a escludere dalla società. I ragazzi hanno sono stati davvero molto bravi nel capire questa cosa e soprattutto nel lavorare anche nel pregiudizio, cioè nella barriera culturale. La scuola di Villa Verrocchio non sarà l'unica a Montesilvano toccata da questo progetto, che rientra nell'ambito delle attività che Claudio Ferrante sta portando da tempo avanti per la sensibilizzazione alla disabilità. I ragazzi si sono impegnati e pur nel gioco di una bella giornata di sole d'autunno hanno compreso quanto un gesto che per i normodotati sembra scontato possa non esserlo per un disabile. L'insegnante referente del progetto, Adriana Maiaroli, ci racconta come gli studenti abbiano inteso la propria partecipazione. Ho capito da ciò che mi hanno riferito quanto sia stato importante per loro dare una idea diversa al concetto di disabilità, come oggi è intesa e come è giusto che sia, che quindi non prenda più solo quella che è la patologia, ma tutte quelle che possono essere le barriere architettoniche, le barriere culturali, e quindi hanno veramente interiorizzato e si sono veramente sensibilizzati su questo problema e ne sono entusiasti, sia loro che noi.